Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Per prima cosa vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e perché no lasciare anche un mi piace. Se poi proprio volete esagerare, e questa cosa ci fa piacere, ci hanno attivato il tasto grazie, che è una piccola offerta che potete fare per sostenere il canale. Basta anche un euro, basterà cliccare su grazie e dopodiché deciderete voi quanto volete donare, se volete donare. Il video di oggi è inerente ai pop-up che Amazon ha deciso di, più avanti, di immettere sui nostri dispositivi Echo Show. Pop-up inerenti alla promozione di skill. Ci saranno dei banner pubblicitari inerenti alle skill che andranno a promuovere questo settore. Forte richiesta da parte degli sviluppatori di poter fare questa cosa, perché è un po' come il mondo delle applicazioni, quando a volte si accede ad una app ne vengono pubblicizzate tante altre e può capitare, almeno a me è capitato, di essere incuriosito e andarla a scaricare. Già questa cosa fa sì che quell'applicazione inizi a salire un po' di più e venga vista sempre di più da altre persone. E per loro sono delle grosse entrate. Amazon giustifica questa cosa non per avere introiti delle entrate maggiori, ma bensì per poter promuovere ancora di più il mondo delle skill. Questo per poter incentivare gli sviluppatori a creare sempre nuove skill sempre più accattivanti da poter utilizzare tramite i nostri Echo Show, ma anche per l'utente finale che non si stufi di utilizzare gli Echo e magari lo accantona o lo usa sempre per fare le solite cose che sono di solito quelle basilari, chiedere il tempo, l'ora, tante altre cose che sono troppo basilari. Con le skill, come nelle applicazioni, si può sviluppare molto di più questa cosa. La notizia arriva da Bloomberg come fonte, ma il vicepresidente di Amazon Alexa, Rubenson, ha confermato tutto questo. Ebbene sì, ci saranno poi dei grossi incentivi in percentuali per gli sviluppatori e questo farà sì che questi siano sempre più incentivati a portare delle grosse novità nel mondo di Amazon. Naturalmente tutto quello che verrà sviluppato come skill avrà degli introiti sia per Amazon sia per gli sviluppatori e le percentuali saliranno sempre di più, perché adesso mi sembra che si attestino sul 60-70%, si parla di un 80-90%. Ma non solo, Amazon ha dichiarato che questi introiti gli sviluppatori potranno anche trasformarli in buoni da poter utilizzare per pagare la pubblicità che comparirà sui nostri dispositivi. Allora, Amazon ha dichiarato che non lo fa per guadagnare di più, però questa notizia arriva quasi in concomitanza con l'aumento dell'abbonamento Amazon Prime e quindi per i malpensanti potrebbe sembrare una mossa per poter avere ancora più guadagni. Però, da come dichiarano loro, sembra solo un favore reciproco tra Amazon e gli sviluppatori e noi come utenti finali poter godere di skill che ti diano la possibilità di fare sempre più cose. È un po' come termine di paragone per le applicazioni, ormai abbiamo applicazioni per fare qualsiasi cosa. Ecco, Amazon sta puntando, grazie agli sviluppatori, ad arrivare ad un mercato sempre più aperto e sempre più stimolante per l'acquisto di questi dispositivi. Bene ragazzi, il video si conclude, non c'è altro da aggiungere, speriamo che a breve si abbiano notizie un po' più dettagliate, perché detta così sembra che vadano ad invadere il mondo del nostro Echo Show e quindi a creare dei pop-up pubblicitari e basta, finalizzati a se stessi. Speriamo che gli sviluppatori invece ci diano in pasto qualche skill che serva veramente, come comunque ci sono tante applicazioni che sono veramente utili. Io vi chiedo di farmi sapere qui sotto cosa ne pensate e io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!